Seconda parte di Era Moderna, stiamo ospitando nei nostri studi la compagnia Il Sorriso di Isola Caporizzuto, una compagnia che è nata nel 1993, festeggia i 25 anni di attività e ha raggiunto dei livelli professionali molto molto interessanti. Allora Antonio, dica. Nell'ultimo spettacolo sei stata una donna, cioè due donne diverse, ma negli spettacoli precedenti che ruoli hai avuto? Allora, io ho iniziato con L'Albergo del Silenzio di Edoardo Scarpetti, che facevo il maggiordomo di casa. Poi abbiamo fatto Aggiungi un posto a tavola, in cui io ballavo. Addirittura ballava. E facevo il cardinale. Poi abbiamo fatto Alleluia brava gente, facevo il tombarolo. La parte del tombarolo. Poi ho partecipato pure alla pasticceria Bella Vista, sempre di Salemme, e facevo a Mammina. Facevo solo la voce di retroscena. E questo precedente tra moglie e marito, io sono il giudice del tribunale. Quindi personaggi variegati, insomma. Non sì. Sì. E che cosa ti piace di più a te? Guarda, io di primo impatto non sono innamorato dalla parte che mi danno. Però poi... Entri nella parte. Entro nella parte e poi cerco di migliorarla meglio e in più di divertirmi, insomma. Eh sì, soprattutto credo che alla base di tutto ci sia il divertimento, perché immagino anche Roberto che fa il bambino, mi sembra una cosa veramente simpatica, no? Certo. Che regala sorrisi e risate agli spettatori e che quindi diventa una serata veramente particolare. Sì, ci divertiamo e facciamo divertire, quindi ci caliamo nel personaggio. E... Ma non è che ti sei innamorato di tua madre, no? Nello spettacolo. Mia madre, lei. No, ma io sono già innamorato da una vita di mia madre. Ma che dici? Quindi diciamo che in realtà, ecco, vi divertite anche tra di voi nella maniera più... Sì, più simpatica, no? Più certo. Semplice. Necessariamente si diventa un po' parenti, certo, nel senso che complici. Ci si vede ogni sera e quindi alla fine si innamora proprio. Non è che... Dai, poi quello che ragionavo, loro fanno sempre il marito, moglie, fidanzati. Ma immagino che fuori dal teatro non vi potete vedere. Non ci si sopporta proprio. Siete proprio in un rapporto di odio. È pura recitazione, nel senso che... Quindi è finzione. Assolutamente finzione. Grazie, a volte. Ma neanche un po' di bene mi vuoi. Manco un po'. Luca, che tu sei un soggetto difficile. A rischio. Sei un soggetto pesante. Un avvocato, insomma. Non vuol dire, no. Perché anche io sono un avvocato, però c'è modo e modo. Avete tutti i punti in contatto. Sì. C'era una battuta in pasticceria Bella Vista, occhio vivo, clinicamente morto, e dove... A Ermanno Bellavista, il protagonista, dice: tu esci pure sulle parole crociate. Dice, un uomo pesante, Ermanno Bellavista. E invece non è un uomo pesante? Franco Sacco, ovviamente. Mi sembra logico, sì, no? Sì. Chiaro. Allora, è andata bene questa serata che avete portato, con lo spettacolo che avete portato in scena. Ecco, parliamo adesso dei premi, sì. Anche perché Franco, dobbiamo dire che è attenzionata la compagnia del Sorriso, voi partecipate e soprattutto si riconosce appunto che siete una bella compagnia, perché oltre al Sorriso avete anche, come dicevo prima, tanta professionalità. Sì, è vero, siamo orgogliosi di questo, perché quando vinciamo dei premi è un riconoscimento a tutto il lavoro che fai, sono premi chiaramente, non è che denaro o altro, dei premi, delle targhe, dici che in quella rassegna tu sei stato il miglior attore, tu hai portato la migliore compagnia, la migliore commedia, che cambia chiaramente di volta in volta, però queste piccole affermazioni, che sono piccole o grandi se le vogliamo chiamare, sono sempre più numerose e questo ci dà il polso proprio della qualità della compagnia. Infatti, specialmente con l'ultima, che stiamo partecipando a parecchie con questa? L'ultima, tra moglie e marito. Con questa è ancora il debutto.
e quindi con quella stiamo vincendo un sacco di premi, migliore regia, lui ha vinto migliore caratterista, lei come migliore attrice. Chi il migliore caratterista? Lui. Roberto? Sì, fa l'uomo vezzoso, l'uomo... Ti trovano come sempre fa? Un personaggio particolare. Sì, ciu-ciu, ciu-ciu, pici-ciu, ciu. Buona questa, mi fate ridere. Ciu-ciu. C'è Gallella, il nostro, l'altro caratterista che fa l'avvocato, diciamo, balbuziente, che è Raganelli. Dicevo lei, io ho vinto anche come miglior attore, come migliore regia, come migliore... insomma stiamo cavalcando questa bella onda che penso che non vogliamo che si finisce. E quindi dobbiamo dire che in realtà quello che ha detto prima si è smentito da solo quando ha detto io sono stanco, io lascio. Ma magari, giusto. Non è così, insomma, si capisce chiaramente che soltanto... Stiamo pregando i santi tutti gli anni, ma ce l'abbiamo sempre... Con voi. vi lascerò. Chi è che sceglie, diciamo, i testi da portare sulla scena? Ecco. Chi è che fa questo tipo di lavoro? Assolutamente il regista e direttore artistico. Ah, lui è il regista e il direttore artistico. Non solo, scelgo pure le parti. Lì, personaggi. Attirandomi le ire di tutti, però ma alla non fine, è vero, ma non, fine, quali problemi facciamo? No. No. Però alla fine? Alla fine funziona. Vinci tu. Funzionano. Quello che volevo chiedervi è anche quanti siete, ecco, la compagnia, di quanti componenti è composta? Adesso siamo intorno, diciamo, tra cast, parte tecnica e collaboratori, chi fa, si occupa della grafica, delle cose, siamo intorno a 10-12 persone in questo momento. Diciamo che è un gruppo che negli anni veramente ha subito metamorfosi, sì, perché ci sono stati periodi in cui siamo stati anche 35-36 persone, gruppi di ragazzi, anche dallo spettacolo portato in scena. Ecco, dipende anche dallo spettacolo che portate in scena, no? Sì. Gli anni più ricchi da questo punto di vista sono stati quelli in cui facevamo il musical con gruppi di ragazzi numerosissimi. Poi questi ragazzi vanno all'università, poi molti si sposano, allora arrivano i bambini, è più difficile mantenere l'impegno delle prove e così via. Quindi è un gruppo davvero che cambia di anno in anno, con uno zoccolo duro di persone che, ecco, ormai da un bel po' di tempo siamo qui, però... new entry ogni anno, quindi nuove scoperte, bello, anche in ogni caso poi. Anche la famiglia, sì, no? Sì, sì, sì. Per esempio nell'ultimo spettacolo c'è mia figlia e mio nipote che alla ci danno un aiuto alla parte tecnica, sì, 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 quindi sì, li facciamo crescere, a mandare le tracce della musica, audio. Questi si formano delle belle famiglie e delle belle amicizie pure, perché io ho visto in 25 anni proprio formarsi anche delle coppie che poi sono sposate all'interno della compagnia e delle famiglie intere entrare nella compagnia. Il cardinale li ha sposati? Il cardinale l'ha già sposato quando è entrato. No, li ha sposati. No. Quando abbiamo fatto tipo Alleluia brava gente, c'era tutta la mia famiglia. Aggiungi un posto a tavola, sì, c'era sì, Luigi Piccolino, tutta la mia famiglia. Tutti, famiglia intera. L'albergo del silenzio, io e mia moglie. Cerchiamo di coinvolgere anche i bambini sulla scena, sì, magari con delle piccole cose. Abbiamo fatto Peter Pan, c'era mio figlio pure. È vero. Ma non pensate, io al pubblico mi rivolgo, non pensate che sia una cosa semplice. No. Dietro quelle due ore che voi venite a vedere lo spettacolo, c'è un bel lavoro. C'è un lavoro massacrante, non avete idea di cosa c'è dietro. Di mesi, quasi anni. E quindi da qui il fatto che molta gente viene, sta 2-3 anni, un anno, si toglie la soddisfazione di salire sul palcoscenico e poi abbandona perché proprio non regge i ritmi. E la cosa che sempre mi rimproverano loro è che io voglio fare sempre di più, voglio fare sempre di più e partecipare, per esempio, andare in giro, che è la cosa più bella, ecco, poi alla fine. Ecco, da questo punto di vista, fate del... come possiamo chiamare? Delle tournée? Trasferte. Sì, io non vorrei dire delle tournée, ecco, perché significherebbe che... vi dovreste spostare in maniera molto costante, sì, in sì, giro, sì, lo fate? Sì, in realtà sì, 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 in realtà sì, noi tutti, ah, per esempio... non vi fermate? No, assolutamente! Non vi fermate solo, scusatemi, solo alla Calabria, questo volevo dire, andate in giro? Siamo stati... tournée, andate in giro? Sì, sì, in Sicilia, siamo stati... fino alla Basilicata,
Siete dei grandi, no, ma più in là non, posso, no, non mi fanno andare loro. Dico, guaglio, dobbiamo andare a lavorare domani mattina. Se noi andiamo fino a Napoli, poi la mattina come mi facciamo fa a lavorare? Che non ti sei accorto che stavo scherzando. Scusami. No, nel senso che volevo proprio. Sei un'attrice, sei. Puoi, puoi venire un'attrice. Nella compagnia. Quindi puoi venire a far parte della compagnia. Sì, sì, è vero. Allora, Antonio, parlami un po' di te. Parlami un po' di questo, di quello che ti piace fare, soprattutto come riesci a mettere insieme il tuo lavoro con questa passione per il teatro. Il mio lavoro lo riesco a gestire perché c'ho una turnazione. Poi gli spettacoli capitano o di sabato o di domenica, quindi io sabato e domenica non lavoro. Quindi mi riesco a gestire in questo modo. Non riesco a gestirmi con la famiglia, diciamo che sono un po'. È un periodo che sto. Quanti figli hai? Io ce n'ho 3. Complimenti. Grazie. Sto trascurando un po' perché poi ti porta ad avere un po' di stress tra prove di commedia, lavoro. Tournée, perché mo sabato abbiamo pure la tournée a Rosarno. Ottimo. Quindi sì, riesco a gestirmi. Però un po' esaurita, capito? Con un po' di esaurimento ce la facciamo. Però voglio dire, tenendo conto che insomma hai anche 3 figli, poi il tuo lavoro c'ha dei turni, oltre credo la mattina, oltre al pomeriggio, no? Sono questi turni qua per il lavoro che tu fai. Sì. E mettere insieme anche questa passione per il teatro, secondo me è veramente un fatto stressante, insomma, no? È un sacrificio. E quindi vai a Rosarno, sì? Sei pronto per andare a Rosarno? Io sono già pronto da, da sempre. Ma i vestiti chi ve li prepara? Come? I vestiti, chi li prepara? Fatemi I vestiti? Capire. Ma chi li prepara? Io questo spettacolo qua non posso prepararmi da solo perché mi devono truccare. Certo. Però gli spettacoli precedenti me li organizzo tutto io queste cose. Diciamo che cambio scena, tutto. No. Sì, sì. No, lui riesce. Anche perché davvero, guarda, poi è giusto dirlo perché è un merito che ha. Lui dietro le quinte riesce a gestirsi in piena autonomia. Ci dirige. Magari, ecco, le prime repliche del nuovo spettacolo ha bisogno, no, di ricordare, di memorizzare il passato. Però poi dopo è una gestione autonoma che lui fa, prende perfettamente gli spazi della scenografia. Facciamo tutto un lavoro alle prove, certo, di per tutti, no? Esatto, ecco. E poi lui va da solo, tranquillo. I costumi della compagnia, noi facciamo tutto noi. Noi facciamo da scenografi a costumisti a attori. Poi i costumi dipende anche dal tipo di allestimento. Se sono costumi facilmente reperibili, vengono comprati, scelti, anche a volte, no? Banalmente dall'armadio della nonna, insomma, si va a recuperare, un po', però seguendo tutto un criterio, non solo in termini di modello, ma anche cromatico, anche non viene lasciato al caso nulla, neanche per dire il dettaglio di un orecchino o di una scarpa, è tutto molto studiato. Quindi voi studiate tutto, vi organizzate tutto prima di salire sul palco, e quindi quello che viene prima di ogni spettacolo è bellissimo, no? Perché c'è questa sistemazione maniacale di tutti gli oggetti che poi nel corso dello spettacolo da copione entrano ed escono dalla scena, materialmente messi in ordine di entrata, certo, di modo che al buio dietro le quinte sia facile prendere per essere subito pronta. Sì. Questo è molto, è tutto molto un bello. Criterio, insomma, tutto un metodo. Andate a Rosarno. Andiamo a Rosarno. Sabato tra moglie e marito andiamo a Rosarno. Poi ancora a moglie e marito siete? Eh sì. Non è scattata ancora la voglia. Ancora no. Ci sarà modo e maniera di portare in giro questa che è nuovissima. Intanto sfruttiamo anche l'altra perché, ti ripeto, è bellissima.
e quindi dove non siamo mai stati andiamo prima con tra moglie e marito e poi portiamo l'anno dopo, certo, portiamo questa qui. E poi diciamo insomma che l'ironia e la commedia sono veramente qualcosa che regalano tanto, sì, al pubblico. Sì, sì, sì. Ma lasciamo quello che facciamo e facciamolo di lavoro. Ma non si mangia di teatro. Di teatro non si mangia. Di sei di teatro non si mangia. Almeno ci piacerebbe. Il problema, cioè, lo sai qual è? Il problema è sempre lo stesso. Che, la che purtroppo che ci vuole una cultura diversa, ma la cultura non ha una gestione di, diciamo, di finanziamenti adeguati. Assolutamente. Perché zero, se no si potrebbe fare tanto, no? Ecco. Con la passione ci affamiamo. Noi, pensa che noi facciamo in un anno una cinquantina di repliche, che non sono poche. Appunto. Non sono poche. Però e poi chiaramente voi vi spostate, dovete portare con voi ci tutto. Ci sono spese. Camion, e appunto, quindi ci sono delle spese di fronte alle quali bisogna ma in qualche modo. Ma poi quello che è, come dire, riusciamo a serenamente però a coprire giusto le spese di spostamento e di allestimento dei nuovi spettacoli di volta in volta e delle rassegne. Quindi poi l'associazione, la compagnia teatrale è un'associazione di puro volontariato. Certo, certo. E quindi, ma questa cosa ci piace, nel senso che ci consente di essere autonomi, no? Siamo autonomi, indipendenti, noi andiamo avanti comunque, non stiamo lì a piangerci e non abbiamo no. Ci organizziamo, andiamo avanti, abbiamo una bella risposta del pubblico e quindi ci sostiene. Sarebbe bello vedervi ci anche a Crotone, no? Magari ma ci siamo estate. Stati e penso sì. Arriveremo presto, in qualche modo troveremo questo l'occasione. Cioè, io credo che bisogna valorizzare tutto ciò che appartiene al territorio. È importante, perché in ogni caso c'è uno spirito di sacrificio, c'è l'entusiasmo di chi vuole fare questo tipo di attività teatrale e c'è anche la voglia di confrontarsi, no, con un pubblico che sia di altre realtà, ma che possa capire l'importanza, no, di quello che si fa, insomma, perché è importante quello che si fa sul palcoscenico, ma dietro le quinte, come ben dicevi tu, c'è tutto un sistema, tutto un sistema che va curato nei minimi particolari e quindi è noi, normale. A proposito, tu giustamente dici bene, il confronto col pubblico è davvero bellissimo. Noi, la compagnia Sorriso è una compagnia affiliata a WILT, sì, Unione Italiana Libero Teatro. E questa cosa ci consente davvero, in una rete di compagnie bellissima, di andare a confrontarci letteralmente in tutte le, certo, in tutte le province della Calabria, perché proprio con tutte le compagnie che fanno parte della WILT abbiamo degli scambi, in sostanza, teatrali. Quindi noi ospitiamo loro, loro ospitano noi, ed è un circuito una bellissimo. Calabria bella, eh? È una Calabria bella. Una cioè, bella Calabria. È un sud bello. Ti possiamo, è bravo, hai ragione. È un sud, è un sud bello. Bello. Ti possiamo assicurare, veramente, tra il sabato e la domenica, in Calabria c'è un fermento di centinaia di persone. Un'altra realtà interessante è Castrovillari, ad esempio. Sì, sappiamo che c'è una marea di compagnie compatte teatrali. Qualcosa di... È vero. Allora, è ecco, vero. Capisci in realtà che lì dove le istituzioni non possono intervenire o non hanno proposte, ecco, sofferisce l'associazionismo. Il cittadino, subentra il cittadino autonomamente. Questo è la un po' di attenzione da parte delle istituzioni, ecco, mi piacerebbe che ci fosse davvero. Pensa un po'. Noi abbiamo fatto una trasferta siciliana, l'anno scorso siamo stati a Corleone di sabato e di, sì, domenica a Caltanissetta. Figurati. Sì. E quest'anno siamo stati a Noto e ci ritorneremo dal nostro vescovo bellissimo, salutiamo. Che salutiamo. Salutiamo il signor Tonino. E adesso ci andremo a Matera, non ci andate a trovare l'altro a Matera vescovo. Ecco, stiamo facendo l'altro monsignore, ci attiviamo. È un invito che facciamo attraverso pure la TV, gli ho già detto che dobbiamo andare lì, ci deve ospitare lui. È una minaccia. Se andate a Matera vi prometto che vengo con voi. Vieni, no, con noi, dai, vieni con che noi. Bello, vieni. Però tu intanto prima devi venire, come tutti i crotonesi, dovete venire a vedere la compagnia Il Sorriso. Ma io già vi ospito qui, vi faccio i servizi qua. Infatti, te la facciamo qui, te la facciamo qui. No, possiamo farla anche qui, non è un problema. Sì, tanto l'altezza ci sono. Ci siamo, con la scenografia ci stiamo. Un giro per la Calabria anche attraverso la televisione. Quindi potrebbe essere una ottima proposta questa da mettere in campo. Perché poi io sono sempre dell'idea che oggi
ti giochi con il know-how anche l'impostazione di una TV, no? Mm. Sì. Quindi negli anni devi cambiare il sistema, devi, anche l'offerta che si fa è molto, molto diversa. E vi posso dire, io ho ospitato dei gruppi, ne ospiterò uno tra, subito dopo Pasqua, non voglio dire chi, ma sarà un'altra serata molto bella. E questi giovani, questi artisti che arrivano qui come voi, poi avrete il ritorno, ecco, nel tempo, no? Perché si ricorderanno. E allora la gente vuole anche una serata diversa. Certo. Vuole vivere un momento particolare, vuole rasserenarsi magari dopo il lavoro oppure dopo tanti problemi. Cioè, mi metto davanti alla televisione per vedere che cosa, per sentire parlare sempre di morte, della di problematica. No, si può parlare anche di cose belle e questo sicuramente semina una speranza e un pensiero positivo nel Ma poi davvero genera, io sono convinta che genera la positività. Io dico una cosa, soprattutto dalle parti nostre, dove soffriamo per un sacco di cose, abbiamo un dovere maggiore, sì. Ma il cittadino singolarmente, di mettere in atto le proprie capacità, no? Il proprio animo bello per, ecco, non stiamo lì a piangerci addosso. Eliminiamo questa etichetta. Eliminiamo questa cosa, perché non ha senso. Cioè, da altre parti ci sono tante altre problematiche, noi abbiamo le nostre, però non possiamo passare le giornate a dire... La dignità della persona deve emergere. No, dobbiamo vivere qua, abbiamo deciso di farlo, dobbiamo vivere bene, divertendoci e contribuendo. E dobbiamo provocare una positiva emulazione, esatto, di quello che facciamo. Ma perché non sei entrato nel clero? Ti vedevo come vescovo. Come vescovo, mamma mia. No, sono entrato veramente, ho fatto il seminario 2 anni. Poi l'hanno cacciato. Poi m'hanno cacciato perché andavo già a donne. Per insufficienza di prove. Vabbè, è rilevante il fatto di andare a donne, vabbè, lasciamo stare. Dai! È bello questa cosa di seminare, come dire, di seminare simpatia, certo, e positività è molto bella. Ci sentiamo a volte indegnamente anche responsabili di questo messaggio. È una cosa molto bella. E poi è più difficile far ridere che far piangere. Sì. Poi si parla sempre di fatti negativi, parliamo pure di qualcosa di positivo. No? Certo. Perché poi significa far riflettere anche i cittadini. Io dico sempre che siamo di più, che la gente è bella. Siamo di più. Siamo di più. Sì. È un mantra mio, personale, proprio. Sì, ho capito. Ne voglio essere convinta. Infatti. Perché e poi lo vedo ogni giorno nella mia vita a Isola. E quella positività che tu porti fuori ti ritorna, no? Che metti in evidenza. Se decidi di vivere in un posto come questo, come i nostri, io, o ci vivi così o è meglio farsi le valigie e andarsene. Quindi... Allora, fammi sentire come piangi, riesci a piangere? Piccolino, ma cosa c'è piccolino? Ho visto il mostro. Penso oggi che è contento quando ha visto a te. No. Mi fate dormire in mezzo a voi. Certo, amore mio. Infatti dice, e tu che cosa mi fai vedere? Io Antonio. Sono la nonna, vai. Io sono la nonna. La nonna. Emilio, vieni a dare un bacetto a nonna. No, dicevo niente di meno, questo è come se fosse mia nonna, ma non mi somiglia proprio, non mi somiglia. E come fa a somigliarti se è mia madre? E infatti, babbo, io sono l'evoluzione della specie. Sì. E Nate Cefalo e muore Merluzzo. E la mamma in tutto questo che fa? Ma io non sono la mamma in realtà. E lo so. Dai. Lei è la mamma. L'aspirante mamma. In questa commedia lei ha un ruolo molto sexy, diciamo. Ecco. Diciamolo a tutto il pubblico. Venite a vedere perché Rossella in questa commedia dispensa bellezza a piene mani. Venite molto, quasi. Beh, non voglio dire altro, guarda, non voglio dire altro. Non altro perché secondo me... Ci censurano. Sei a rischio. Il padre ci picchia. E quindi la nonna, la mamma, il padre, il bimbo, insomma, una bella famiglia. Una bella famiglia, bella. Poi c'è uno psichiatra tutto particolare, c'è un assistente dello psichiatra che fa di volta in volta... l'amichetta sua, quindi all'età di 7 anni fa la bambina pure lei, poi diventa un adolescente tutto un po' rocchettaro, un po' punk,
Poi è la fidanzatina di diciottenne, insomma, lei è proprio una trasformista, Valeria si chiama questa Procopio, ragazza. Procopio, che salutiamo. Valeria Procopio. Ciao Valeria. Salutiamo tutti gli altri, certo, della compagnia Valeria, Salvatore, Salvatore Scipitano, che è il medico pazzo, William, diciamo. Cimitile Cortese, poi Monica Taliana, Concetta, insomma ce ne sono Giuseppe tanti. Gallella. Giuseppe Gallella. Luciana. Così, Luciana Bianco. Maria. Maria Bova, mia sorella. E che fa Maria? Maria in questa commedia niente, perché purtroppo però il marito l'ha chiusa agli arresti domiciliari. In pasticceria. E in pasticceria, non può uscire, poverina, e ogni volta che ci vede piange, dice, oh, come vorrei venire con voi. Sabato c'è, sabato c'è. Sabato c'è, perché sostituisce un'altra. All'occorrenza sostituisce. E quindi viene con noi. Comunque riuscite a trasmettere veramente entusiasmo, devo dirlo. Una bella serata anche per me. Grazie, Giussi. Vantieri è stata la giornata della felicità, ecco. Sì, sì. Noi dovremmo far tesoro di giornate della felicità per trasmettere questo sorriso e questa voglia, no? Di avere un pensiero positivo anche agli altri. E spero proprio questa sera di essere riuscita con questi splendidi ospiti, amici, che continuano ad andare avanti con questa attività teatrale, e lo fanno veramente con scopo sociale, proprio per la voglia di fare teatro, ma di entrare nei teatri e di portare questo messaggio positivo, di regalare qualche sorriso e qualche risata, e poi alla fine, diciamo, anche di vincere qualche premio, perché sennò se ci vuole, per prenderci ci vuole, quello è il risultato, no? Che arriva. Allora, io saluto Franco Sacco, saluto Rossella Carvelli, grazie. Antonio Bova, grazie. E Roberto Ferrara. Io vi ringrazio davvero di cuore di essere stati qui, mi avete promesso che faremo la vostra commedia qui nei nostri studi, davvero, inviteremo un po' di pubblico, che e avremo modo in questo modo di dare a tutti la possibilità di conoscere quanto è bello vedervi in scena recitare, al di là del vostro lavoro e del vostro impegno. Perfetto. Posso fare un appello ai giovani? Sì. Un appello ai giovani. Ragazzi, venite a teatro, non solo a vederlo, ma venite a farlo il teatro, è bellissimo. Se venite, vi innamorerete e non lo lascerete più, vi cambierà la vita, come l'ha cambiata a me tanti anni fa, quando al liceo scientifico mi portarono una volta per forza a vedere uno spettacolo all'Apollo. Venite. Abbiamo, noi ad esempio in questo momento abbiamo bisogno, vorremmo fare di nuovo un musical. Se venite, c'è posto per tutto. Sta piangendo. C'è posto per tutti, venite a teatro, venite a teatro. Non c'è posto per te, c'è che posto per tutti. No, c'è posto per te, no. Grazie amici telespettatori. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie. Buonasera. Grazie.